Avvocato Pasquero, siamo qui in Corso Verona, l'ASGI ha convocato un presidio. Quali sono i problemi di Corso Verona? I problemi di Corso Verona sono molti e si concretano in usi e abusi quotidiani che gli uffici della Questura commettono ai danni delle persone migranti. Uno per tutti, l'impossibilità di presentare tempestivamente delle domande di asilo o di avere un appuntamento in tempi certi e rapidi per un rinnovo del permesso di soggiorno per chi già vive in Italia magari da anni e vuole solo vedere rinnovato il proprio documento. Un commento sul decreto Cutro. Decreto Cutro, innanzitutto io trovo profondamente triste che il nome Cutro venga associato, anziché a questa immane tragedia che è successa nei nostri mari, a questo decreto sull'immigrazione che invece rappresenta una svolta molto repressiva del diritto dell'immigrazione. La cifra principale del decreto Cutro è l'abolizione della protezione speciale e quindi priva decine, forse centinaia di migliaia di persone che sono già in Italia da anni della possibilità di regolarizzarsi, violando così i loro diritti anche in base alla Costituzione italiana e a trattati internazionali. A proposito di abolizione della protezione speciale, lei ha dichiarato che in realtà qui in Corso Verona l'ufficio immigrazioni dice che il decreto, che la protezione speciale è già stata abolita, ma questo è vero, è legale? Allora, tecnicamente non è vero che la protezione speciale è stata abolita, è stata svuotata in buona parte del suo significato, cioè della possibilità per le persone di regolarizzarsi. In realtà è ancora possibile chiedere la protezione speciale per altri tipi di rischi che la persona correrebbe nel suo paese, cioè il rischio di essere sottoposta a tortura, a trattamenti degradanti o di essere discriminata e perseguitata. Questo è ancora possibile, la Questura però ci dà, non solo a Torino ma anche in altri capoluoghi del Piemonte, ci dice che in realtà non è più possibile perché è stata abrogata, ma questo non è vero. Grazie, Avvocato Pasquero.